Buongiorno, buongiorno a tutti. Presentiamo questa mattina questa nuova iniziativa, un'iniziativa rivolta ai più piccoli, rivolta ai bambini. È un'iniziativa che si va ad inserire all'interno di tutte le iniziative che l'amministrazione, il comune ha messo in campo, e quindi all'informazione giornaliera, alle iniziative per le famiglie, iniziative per le imprese e quest'ultima iniziativa appunto proprio per i più piccini, per i bambini. La fascia d'età è dai 3 ai 5 anni. Questa iniziativa abbiamo pensato di chiamarla Coloriamo Insieme e abbiamo appunto questi libri da colorare con anche degli sticker che vogliamo appunto donare a tutti i bambini della fascia d'età dai 3 ai 5 anni. I bambini in questo periodo sono forse quelli più colpiti da questa quarantena perché sono costretti a rimanere in casa, non hanno la possibilità di uscire. E la maggior parte delle volte, per chi ha dei bambini piccoli come il sottoscritto, passano tantissimo tempo alla televisione oppure con questi smartphone e telefonini e tablet. Quindi l'idea di donare, insomma, questi libri è proprio per far ritornare i bambini a fare qualcosa di costruttivo, a disegnare, a colorare, ad attaccare le figurine. E per farli allontanare il più possibile da quelle che è la tecnologia, e quindi dai telefonini e dai tablet. Quindi, insomma, io adesso far passare la parola a Linda Morina, l'assessore Morini, che ci spiega un attimino più nel dettaglio questa iniziativa. Sì, buongiorno. Allora, questa iniziativa nasce da due riflessioni, purtroppo entrambe tristi, diciamo. La prima è il momento che stiamo vivendo, l'emergenza coronavirus e le problematiche che vivono adulti e bambini. E così come giustamente ha rappresentato il vice sindaco Angelo Magliozzi, chi ha bambini in casa ben sa quanto sia difficile intrattenerli, anche perché dobbiamo pensare che molti genitori stanno lavorando in casa, quindi devono lavorare in più e intrattenere i bambini. Noi con questa iniziativa vogliamo alleviare un momento veramente difficile, limitare per quanto possibile la noia dei bambini, perché dobbiamo pensare, spesso si pensa che i bambini non percepiscano le situazioni avverse intorno a loro. Chiaramente tutti i genitori stanno evitando ora di far ascoltare i telegiornali ai bambini per non intristirli, comunque i bambini hanno la percezione dell'anomalia della situazione. E quindi spesso colorare, disegnare può portare a distrarre il bambino, può portare a eliminare i pensieri negativi e può essere un antidoto sicuramente allo stress, stress che magari non manifestano, ma comunque hanno dentro di sé. Quindi abbiamo pensato che questo piccolo omaggio potesse essere un aiuto al benessere psicofisico dei nostri piccoli concittadini. E i bambini devono, spesso attraverso il disegno, colorando, diciamo, mettono fuori tutto ciò che hanno nel proprio immaginario, nel proprio vissuto, nelle proprie percezioni, e purtroppo spesso in questo periodo i bambini hanno delle percezioni molto negative, come abbiamo detto. In varie parti del mondo si sta utilizzando il disegno e i colori per alleggerire le problematiche infantili. C'è addirittura un museo di Detroit che offre degli album da colorare che sono stati fatti dai loro artisti, e quindi il nostro impegno è stato proprio questo: voler dare un piccolo contributo al benessere dei nostri piccoli concittadini anche in questo momento triste. Poi, diciamo, una seconda motivazione è stata quella che abbiamo seguito delle proteste sui social dei genitori. Infatti i genitori lamentano, con degli hashtag, diritto al gioco e bimbi coraggiosi, lamentano che in questo periodo, non essendo considerati beni di primaria necessità,
non si trovano né album da disegnare né colori, perché le librerie sono chiuse e spesso anche i supermercati e grandi catene come Esselunga, Carrefour, eccetera, molte altre, hanno tolto questo materiale dai loro scaffali secondo l'aderenza alla circolare del primo di Conte. Però sono state fatte anche delle facca al governo, che li hanno continuati a considerare beni di non primaria necessità. Allora la protesta delle mamme è proprio questa, cioè i bambini non possono più fare i bambini, togliamo loro gli strumenti che possono alleviare la loro giornata. E nello stesso momento dobbiamo ricordare che fin dai primissimi giorni del coronavirus è stato fatto un invito specifico ai bambini: colorate degli arcobaleni e esponeteli sui vostri balconi, appendeteli alle finestre con la scritta "andrà tutto bene". Ecco, allora noi dobbiamo continuare su questa linea, dobbiamo incitare i nostri bambini ad essere positivi, a pensare che tutto presto finirà. E l'augurio, la nostra iniziativa vuole intrattenerli un po' per finché tutto questo non finirà, nella speranza che a breve, prestissimo, vedremo di nuovo i nostri piccoli concittadini correre per le strade, correre sulla spiaggia e riprendere la normalità. Oggi ringrazio noi come amministrazione, ringraziamo la persona che ha donato questi album da colorare, ringraziamo Osvaldo che ha mostrato una grande sensibilità. Osvaldo non vuole essere menzionato né essere presente, però nei nostri cuori c'è il ringraziamento, perché ha avuto veramente un pensiero di rispetto dei bambini. Perché purtroppo in questo periodo si sta pensando a tante cose, però forse si è tralasciato un po' l'aspetto ludico dei bambini, e Osvaldo ha mostrato questa grande sensibilità. Chiaramente noi già abbiamo, questi libri sono rivolti ai bambini dai 3 ai 5 anni, proprio per la tipologia di sussidio, e ci sono anche gli sticker, e quindi possono tranquillamente giocarci. E come fare per avere il libro? Ecco, il libro ha dei disegni da colorare e poi appunto c'ha queste pagine con gli stickers da attaccare. Come fare per ottenere questi libri? Chiaramente noi già abbiamo l'elenco di tutti i bambini di Gaeta di quella fascia d'età, però chiaramente va sempre fatta una richiesta. Allora, a chi inoltrare la richiesta? La richiesta va inoltrata tramite mail a coloriamoinsieme@comune.gaeta.lt.it. E noi con questo messaggio, con questo omaggio, chiaramente abbracciamo tutte le famiglie di Gaeta, che veramente si stanno comportando in modo esemplare durante questa emergenza. E però diamo un abbraccio particolare ai nostri bambini, che appunto forse sono quelli che, stando richiusi in casa, non essendo più abituati a stare in casa, stanno soffrendo forse più degli adulti di questa reclusione. E quindi chiunque voglia avere questi libri, che saranno distribuiti a casa, perché abbiamo una rete di volontari e anche loro rimangono anonimi per rispetto proprio dello spirito del volontariato, che distribuirà a casa i libri a tutti coloro che ne faranno richiesta.
Grazie Linda, e, hai ricordato l'elenco ed è importantissimo mandare anche la mail, perché chiaramente questo è un elenco che abbiamo noi, ma può essere sfuggito qualche nominativo, può non esserci qualche nominativo, quindi è importante mandare anche la mail all'indirizzo coloriamoinsieme@comune.gaeta.lt.it. E io ti ringrazio Linda perché insomma ci hai dato una spiegazione anche su tutte quelle che sono giustamente tu sei anche competente in materia, quindi ho preso anche qualcosa in più io. E a proposito di questo, tu hai fatto anche un passaggio sull'aspetto che i bambini percepiscano o meno. Visto che questa quarantena purtroppo si sta allungando molto più di quello che noi pensavamo all'inizio, i bambini purtroppo, come chi ha i bambini in casa, sa che stanno iniziando proprio realmente a percepire questo disagio e questa situazione di, come hai detto tu, di quasi di prigionia all'interno delle proprie abitazioni. Quindi noi speriamo con questo piccolo regalo insomma, di cercare di farli distrarre e farli colorare, fare qualcosa di istruttivo, ecco. Con l'augurio appunto che tutta questa situazione finisca il più presto possibile, che possano tornare al più presto a giocare nei giardinetti, nelle villette, sulle spiagge e quant'altro, perché penso che sottrarre ai bambini di questa fascia d'età, quindi dai 3-5 anni, sottrarre anche solo un'ora di gioco è un sacrilegio. Noi purtroppo fino ad oggi sono state sacrificate molto, molto di quel tempo che loro avevano a disposizione per divertirsi, per stare con i loro compagni, per stare a scuola, per fare dello sport. E quindi la speranza è che questo periodo finisca il più presto possibile, perché come ho detto abbiamo già sottratto troppo tempo al loro gioco. E concludo anch'io ringraziando Osvaldo che ha donato questi libri. La donazione è un atto nobile, è una cosa nobile, e quindi come tutti i gesti nobili queste persone preferiscono rimanere nell'anonimato. Io ringrazio, quindi mi limito a dire soltanto di ringrazio Osvaldo e i ragazzi in bicicletta che poi consegneranno questi libri, che anche loro, come hai detto tu, vogliono rimanere nell'anonimato. Non so se volevi aggiungere qualche altra cosa, sì, prima di chiudere. Io rimetto la scrivania. Cioè, io volevo aggiungere una cosa. Noi abbiamo pensato di donare questi libri da colorare a quella fascia d'età, perché sono i bambini che ancora non leggono, perché il bambino più grande, il bambino adulto, già ha i libri, il libretto di favole, qualcos'altro che può leggere, e il bambino in età prescolare che per lo più può colorare e può passare il suo tempo colorando. Quindi è per questo che abbiamo individuato quella fascia d'età, che è un po' la fascia d'età prescolare, in cui disegnare e colorare assume un valore notevole. Grazie.